70 centesimi, se gli aspicio ti fa favore. Non è purtroppo. No, però dai. Se vuol dire un'opera d'arte, potevo farlo anch'io. Ma non è così semplice. Se un attimo te lo spiego. Mi faccio questa domanda. Cos'è la bellezza? Un bel cielo. Non posso fotografare la bellezza. La vera bellezza fiorisce. La vera bellezza è mette a disagio. Credo che a volte conoscevi le storie e altre volte sono le storie che scelgono te. Non è che faccio il globulo rosso che passa e basta, un po' come un ictus, ogni tanto mi fermo e ci lascio una cosa. Nel mondo delle grafite e della street art c'è sta solo una cosa che devi imparare subito, cioè rispetto, tutto il resto è competizione. La differenza tra un'opera artistica e un atto vandalico è data proprio da chi crea le definizioni. Un taglio di fontana è una tela o un'opera artistica? Per mio nonno rimarrà sempre un taglio di una tela. Per me disegnare è un bisogno, non tenere la mente occupata in qualcosa che sia bello. Mm.
Dipingere sui muri è molto simbolico, no? È come mettere un segno su qualcosa che simbolicamente è un ostacolo. Trasformi dei luoghi in qualcosa di più vivo. Quattro artisti italiani pronti a sfidarsi in una gara a colpi di pennelli e bombolette spray. Tre giurati d'eccezione impazienti di giudicare le loro opere. Una location urbana che si trasformerà in un museo a cielo aperto. La street art invade le città e vuole lasciare il segno con ogni mezzo possibile. Dall'illegalità all'esposizione nei musei. E questo è il percorso controverso degli street artist. La loro è arte o vandalismo? Questa gara è l'occasione per scoprirlo. Allora, strada, arte, si parte! Questo è Street Art Contest.